Funziona? Eccolo qua. Sì, fa una certa impressione con tutte queste telecamere qua davanti. Non ci siamo abituati. No, vabbè, dirò semplicemente due parole in apertura e poi lascio subito la parola a Terence. Da un certo punto di vista non ci poteva essere giornata sfortunatamente più adatta per parlare di ISIS, per parlare di terrorismo. E sono felice che ci sia qua Terence, l'ho incontrato un paio di giorni fa e ho visto un po' delle slide che andrà a presentare, secondo me saranno veramente interessanti, anche perché della cosa si sa pochissimo e invece insomma Terence è uno che ne sa a pacchi, come si dice in gergo. E niente, soprattutto quello che, come per un'altra città, adesso ci stiamo un po' specializzando sul Medio Oriente. Venerdì abbiamo fatto qualcosa sull'Egitto, oggi c'è l'Arabia Saudita, per ora non c'è altro in cantiere su questa regione, anche se poi ci saranno tante altre iniziative e comunque state aggiornati tramite la posta e tramite la rivista. Quello che ci interessava di Terence era appunto la sua prospettiva, ovvero presentare l'ISIS come il portato di due fattori: da un lato l'intervento americano in Iraq nel 2003 e soprattutto due tragiche decisioni prese dal governo americano, prese dai vertici militari, prima quella della decisione della soppressione immediata dell'esercito iracheno, e la seconda, strettamente legata alla prima, è stata mettere in secondo piano la minoranza sunnita, che però all'interno del paese aveva sempre giocato un ruolo di primo ordine, sia come elite militare sia come elite politica. E il secondo, e poi proprio penso dove Terence voglia battere di più, ma questo lo lascio ovviamente a lui, il discorso sul wahabismo, come da un lato ideologia che ha permesso il regno dei Saud, e dall'altra come progetto imperialista, e proprio su questo ti lascio la parola. Sì. Grazie, sono lieto di essere qui con voi, anche in questo giorno abbastanza tragico con tutta la notizia da Bruxelles, ma sappiamo bene ora che Bruxelles è il capitale di Europa, ma anche del NATO, ma anche ora capitale diciamo, terrorismo fondamentalista nato da Arabia Saudita, con questo setto si chiama wahabismo, che vorrei parlare oggi perché ho vissuto io in Arabia Saudita 6 anni, mia gioventù, prima della grande esplosione di petrolio e tutta la ricchezza. Un paese abbastanza strano, stasera vediamo un pochino come trattano le donne, e poi questa società che è veramente una società particolare, ma il problema non era la loro società, il problema nostro in Europa, e vuol dire nel mondo, anche il mondo islamico soprattutto, che hanno esportato queste crede di wahabismo in tutto il mondo islamico per quasi 40 anni, come un tentato di cambiare questa fede dell'Islam. E vorrei spiegare questo programma di imperialismo, perché è veramente un progetto che è vissuto 30 anni, come detto, è un gran pericolo. I nostri politici non parlano mai di queste cose, grandi imprese
non parlano mai. E il nostro media è quasi censurato di parlare per interesse grande, per il nostro, diciamo, aspetto di armi militari che noi vendiamo dall'America, dall'Italia, dall'Europa, ogni giorno di più all'Arabia Saudita, e poi anche l'interesse di loro, loro soldi. Allora, per via di questo sarà, e poi c'era un gran censura della media, e poi ho scritto questo articolo dopo Parigi, la strage a Parigi, e poi oggigiorno c'è un'altra strage, poi c'è un parola in inglese, serendipity, vuol dire un coincidenza veramente strana, che parlo di queste cose oggi. Allora, ma vorrei iniziare con le carte geografiche. Da un parte del mondo c'è, abbiamo tutti noi un pochino di confusione. Allora, qui è la carta geografica, vediamo qua è Turchia, Siria, dal Siria e Iraq, cioè questo, questo nuovo stato si chiama Stato Islamico, e poi qui c'è l'Arabia Saudita. Per capire meglio, vediamo qui, la parte di ISIS apparteneva qui, ma quando parlo di questi cinque progetti imperiali dell'Arabia Saudita, bisogna iniziare qua, in questo paese più in là, in Pakistan, perché è iniziato lì quasi 40 anni fa, quando il presidente Zia-ul-Haq ha ammazzato suo presidente precedente, si chiama Bhutto, e poi lui ha dichiarato Sharia come le leggi in Pakistan. Ma noi bisogna sapere che il problema di questo preso dal Sharia di Zia-ul-Haq è stato, lui è stato comprato con miliardi di denaro dall'Arabia Saudita per creare i famosi madrasas. Voi sapete che le madrasse sono le scuole per i bambini, no? A quell'epoca c'era 244 scuole madrasas in Pakistan. Ora ci sono 24.000. Allora, cosa è successo? Dal Pakistan, quando c'era l'invasione di Afghanistan dall'Unione Sovietica, c'erano i profughi che sono rimasti al confine della frontiera di Afghanistan e Pakistan. Pakistan non aveva soldi di fare un'educazione a nessuno, perché è un stato abbastanza ferito. Allora, ha dato gratis all'Arabia Saudita di costruire e di insegnare tutti questi bambini con la fede di Arabia Saudita. Questa è la cosa più importante di capire. Allora, da lì è iniziato una generazione di studenti. Allora, nella lingua arabo, Taliban vuol dire studenti, talibani vuol dire studenti, che sono vissuto al confine di Afghanistan, e poi quando c'era il momento con le armi dell'Arabia Saudita, anche con i soldi degli americani, anche i soldi dell'Arabia Saudita, hanno fatto loro invasione. Progetto numero due, la cattura di Afghanistan dai talibani. E poi questo è stato il secondo progetto imperiale. Allora, da lì con i talebani è uscito fuori tutti gli stranieri combattenti che erano, abbiamo
sentito questo nome migliaia di volte, Osama Bin Laden, e poi tutti i soldi di Arabia Saudita. Scusa, come stranieri, sì. Vuoi dire giovani egiziani, giovani saudi, giovani stranieri? No, quando parlo di stranieri parlo soprattutto, anche gli afghani chiamano tutti quelli stranieri arabi dall'altro paese, perché in Afghanistan non parlano arabo per niente, parlano farsi, la lingua di Iran. Allora, da lì è iniziato l'Al-Qaeda con gli arabi stranieri, come in ISIS, sono arabi stranieri anche lì, e poi da lì è iniziato la terza progetto. Il terzo progetto era Al-Qaeda. Allora, il quattro progetto, dico, è ISIS. Stessa forma, stesso problema, stessi soldi, ma per capire meglio, qui c'è una carta geografica che spiega dei setti nell'Islam. Le sette. Allora, per capire meglio, quel colore qui, qua, anche qua, sono sunniti. Allora, il verdolino è sunniti. Verde più scuro sono sciiti. I sciiti che vengono soprattutto dall'Iran. Un gran parte di Iraq, dal sud, un gran parte di Yemen, qui. E poi un pochino qua in Turchia, e guarda l'Afghanistan, si vede nel centro del paese i famosi Hazari, sono sciiti anche loro. Allora, ma questo non è verde per nulla, un grigio. Cosa sono loro? Questa fa parte di questo set che ho spiegato, Wahhabiti. Chi sono? A 1790, uscito nel deserto, dal deserto di Arabia Saudita, soprattutto al nord, vicino a Riyadh, il capitale, un uomo si chiama Abdul Wahhab. Allora, sul cognome Abdul Wahhab, fedeli sono Wahhabiti. Allora, in questa carta si vede, vedete la conquista dell'Arabia, che loro dicono ora saudita, perché Abdul Wahhab ha fatto un'alleanza con la famiglia royale adesso, Al Saud. Al Saud è la famiglia royale, e loro hanno provato. Che non era famiglia reale in quel tempo. No, non c'era un famiglia royale. Invece, la famiglia che apparteneva di Mecca e poi di Medina era la famiglia di Sharif Hussein, King Abdullah di Giordania. Il re Hussein di Giordania fa parte di questa famiglia. Per 1000 anni erano guardiani di Mecca. Inglesi, dopo la guerra, la grande guerra, hanno lasciato loro fuori, e poi con un'invasione dal Riyadh, con la famiglia di Saud e i Wahhabiti, loro hanno conquistato Mecca. Perché questo è un momento tragico per il mondo islamico? Perché a quel punto Mecca è cambiato, a quell'anno Mecca è cambiato da un centro di fede di tutti i sufisti nel mondo, i mistici, i sufi,
era un città pieno di piccoli tempi per i santi che erano capi dei loro diciamo fedeli che sono morti lì. Allora, a quel punto posso spiegare una cosa? Sì. C'erano tutti questi altari. Sì. C'erano tutti questi altari per i diversi marabù, i diversi capi religiosi dei vari paesi come l'Indonesia, con Aceh, della Malesia, di tutti i capi, questi santi, e quando queste popolazioni andavano in pellegrinaggio, andavano al loro altare, al loro santo, per cui capivano, si ritrovavano con la stessa lingua, le stesse origini, cioè era un mondo completamente con le icone dei santi, con gli altari, era un mondo completamente cosmopolita, mondiale, internazionale, e hanno rasato al suolo. Sì. Tieni, e anche erano soprattutto tolleranti. Tollerante vuol dire in Mecca non c'era prima qualsiasi capo religioso che può giudicare l'altri, perché sotto questo gran ombrellone di Islam c'erano tanti fedi, come in cristianesimo abbiamo tanti, diciamo, diversi, no? Sì. Allora, Abdul Wahhab ha dichiarato una cosa. Lui nel 1790 ha detto: guarda, problema nostro nel centro del deserto è ci sono dei turchi, influssi di ottomani, c'è influssi di persiani, iraniani, tutti questi impuri influssi che non sono il vero fede, non sono. Allora, e lui ha dichiarato: bisogna eliminare tutto, tradizione di 1400 anni, elimina tutto, iconoclasti al massimo. I wahhabiti, quando hanno conquistato Mecca, cosa hanno fatto? Hanno distrutto ogni tempio, anche la casa di Maometto, anche la casa della figlia Fatima, che è vissuto con Maometto, con suo marito Ali, hanno distrutto tutto. Hanno eliminato la storia propria dell'Islam, una fede di 1400 anni fa. È come oggi qualcun setto di, non so, di cristianesimo può andare a Roma, conquistare Roma e distruggere tutti. Tutti, non solo, anche dei quadri, anche l'arte, anche tutta la cultura, invece della politica, la cultura. Allora, cosa i wahhabiti vogliono fare in tutto il mondo? Vogliono distruggere la memoria delle tradizioni islamiche che esiste nel mondo. Per creare che cosa? Per creare un'obbedienza a loro, per mettere queste società a piedi. Allora, con il sostegno di nostro diabolico Bush e anche il petrolio, lui è qui con il re Salman, che adesso è il capo di Arabia Saudita. E questa è un'importante immagine di capire chi sono i wahhabiti. Allora, per capire meglio, quelli che forse lui è un figlio di re, ma quello che hanno la cosa che chiamano gutra in arabo, questo pezzo di nero qua, fa parte della famiglia royale. Quelli che non sono, diciamo,
flamboyant, sono più puri, non usano la ultra. Ecco, questo è un wahhabite. Lui, con il suo religioso, sono capi religiosi, non ha il gutra, anche lui accanto non ha, Invece tutti gli altri fa parte della famiglia reale. Nella media ogni volta si vede una dichiarazione, ma questa famiglia reale sono il nostro protettore contro quelli più conservativi, ma non è vero, sono tutti e due sono wahhabiti. Questo è un bugiardo proprio che si legge ogni volta c'è una critica di questo paese. Quelli sono un esempio dei capi religiosi. Non c'è un ultra fra di loro, sono tutti capi da Arabia Saudita. E la cosa più importante di capire, il quinto progetto imperiale è il programma di mandare in tutti i nostri paesi qui in Europa loro capi religiosi per insegnare, di mandare imams dall'Arabia Saudita per insegnare tutti i nostri europei islamici qui, anche più in Francia, più in Belgio, per dare questa nuova realtà di wahhabismo. E nessuno guarda loro culture, cos'è? Allora, c'è due posti nel mondo si può vedere un'esecuzione così. Uno è a Riyadh, dove è in pubblico, quando era un piccolo giovane in Arabia Saudita, è andato alla piazza venerdì perché qualcuno ha detto c'è una bella occasione oggi. C'è una cosa nel piazza, è andato lì. Questa piazza si chiama Chop Chop, vuol dire taglia taglia. E poi lì ho visto per la prima volta in vita mia un'esecuzione. L'altro posto, che è poi a Riyadh, ogni venerdì, santo venerdì, si vede c'è un'esecuzione in questa piazza. Soprattutto sono stranieri, non arabi sauditi. Ma se si va a Raqqa, il famoso Raqqa, il capitale di ISIS, hanno esportato la stessa forma di giustizia. E anche sapete che quando ISIS ha conquistato villaggi dopo villaggi in Siria e poi nel Iraq del Nord, hanno bruciato tutte compiti, anche i libri delle scuole, per rimettere l'educazione a piedi, hanno importato tutte le libri da Arabia Saudita. Vuol dire ISIS è un'esportazione, una creazione, un'altra rivelazione della cultura che si trova in Arabia Saudita. Vediamo un po'. Questa è in Raqqa. C'è una moda abbastanza affascinante. Nero è il colore preferito. E poi con tutte le leggi. Qua, questo era il Raqqa, il capitale di ISIS. Questa viene fuori da Libia. E poi in Arabia Saudita si vede le stesse bandiere, pubblicità. Che leggi sono quelle? Leggi di copre, sì, tutte le cose, basta coprire tutto, l'idea è questa. Ma
non si vede le mani, perché anche con guanti bisogna mettere i guanti per fai puro. Ma non è stato scritto nel Corano questa legge per niente, non si trova in nessuna parte del Corano, inventato dall'Arabia Saudita, un posto molto conservatore, e poi hanno esportato in tutto il mondo. E poi vedi in azione, qua in Riyadh la temperatura sale al 50, anche 55 nell'estate, immagini. E poi, questo è il capitale di Arabia Saudita, Riyadh, molto commovente queste ricchezze che hanno preso dal petrolio che abbiamo dato, nostro denaro, comprano tutti gli oggetti di lusso, c'è un fascino con tutti i nuovi, diciamo, orologi, forse questo è completamente con diamante, questo orologio, e sono super high tech queste ragazze. Ci sono dei centri commerciali più lussuosi che abbiamo visto in vita nostra. E poi c'è un'obesità stravolgente, mangiano questa porcheria dall'America, McDonald's. E poi ci sono 2, 3, 4 attiviste donne. Questa è una donna che ha dichiarato un bel giorno: guido io. E lei è stata messa in prigione per quasi 3 mesi. Guido io, ha detto lei. Non esiste un paese nel mondo islamico dove le donne non possono guidare, solo Arabia Saudita. Anche questo loro vogliono esportare. E poi chi segue le donne per assicurare l'obbedienza? Sono mutawa, nella parola arabo mutawa è un volontariato che dichiara all'autorità legale: io sono pronto di controllare tutto l'aspetto della moda. Vanno in pubblico anche con un bastone, e se si vede un pochino dell'anca qua, cioè, no, la caviglia, se vedono un pochino della caviglia, tac, diventa un bel schiaffo. Allora, questi sono tutti, diciamo, religious police, poliziotti religiosi autonominati. Ok? Allora, torniamo al nostro problema qui in Europa. Abbiamo visto la guerra di conquista, i confini di Arabia Saudita, qua. E poi vediamo la realtà. La realtà è, come abbiamo sentito prima, con l'invasione di Iraq, saltato un governo sunnito che è stato lì con Saddam Hussein e tutti gli altri prima di Saddam Hussein per quasi 50 anni. Una minoranza di sunniti hanno controllato tutto il potere di questo paese in Iraq. Quando gli americani in questa invasione criminale contro legge, fuori legge, hanno fatto questa invasione, hanno dichiarato la democrazia, nostra nuova importazione sarà la democrazia. Cosa vuol dire un uomo, un voto, no? I sciiti sono più numerosi, soprattutto sono
dal sud. Tutta questa parte è la parte di sunniti. Quando l'esercito sunniti è stato dichiarato illegale, sono tutti mandati a casa, è rimasta questo esercito senza pagamento, i colonnelli, i capitani, i generali, senza una lira, e poi Arabia Saudita, che credono non solo Sufi sono eretici, ma anche sciiti sono eretici, anche gli yazidi sono eretici, anche aluiti sono eretici. Per loro tutti sono eretici. Questa è una guerra da wahhabismo contro tutti gli altri aspetti di Islam. Da loro grandi alleati, Erdogan, hanno dato miliardi con armi militari per creare un nuovo stato con sunniti che combatteva non solo contro i sciiti qui in Iraq, il governo in Iraq, ma anche qui in Siria contro Assad, che è un sciita anche lui. E con loro paranoia hanno dichiarato allora meglio di distruggere tutto, bruciare tutto, invece di dare il momento ai sciismo, ai sciiti, e poi è uscito fuori questa creazione con Raqqa come il capitale, Mosul, la vecchia Nineveh, e poi tutta la parte sunniti. Andiamo avanti, si vede lo stato qui, lo stato, tutto questo è deserto, è proprio, non c'è nessuno, non c'è niente, ma tra l'Eufrati e poi qui nel nord ci sono un pochino di campi pastoriali, anche di podere. E poi il petrolio, è stata una scoperta di petrolio vicino a Raqqa, qua, parecchi anni fa, e poi con questo petrolio ISIS hanno mandato al nostro Erdogan e poi hanno ricevuto quasi 1 milione ogni giorno, 2 milioni ogni giorno, per questo petrolio. Lui fa finta di sapere nulla, invece lui coinvolto con ISIS alla grande. Adesso ho trovato che anche lui è in pericolo di attacchi contro il suo governo. Ma adesso ISIS è in questa parte qua. Kurdistan iracheni sono qui, sono guerriere forte, e anche qui ci sono dei curdi. Per Erdogan lui opera con l'idea che lui odia i curdi più di tutti, perché sono una gran minoranza in suo paese. Nella lingua turca nessuno parla del popolo curdi, parlano dei turchi che sono nelle montagne. Gran minoranza vuol dire sono 30%, una maggioranza, non è una minoranza, è una 30%. Sì, cioè 30-40% del popolo in Turchia sono curdi, e loro sono più della parte orientale, e poi quando noi leggete le notizie che Erdogan fa le aerei per bombardare i curdi, lui è preoccupato che questa parte qui diventa più forte, e lui c'è un gran paura. Vuol dire lui piace ISIS più di loro, e lui è un grande alleato di NATO, grande alleato di nostro comune europeo, e poi
problema in questo gioco è ci sono non doppio facce, triple facce. Lui ha ricevuto 6 miliardi pochi giorni fa, quando ha ammazzato quanti giornalisti, ha messo tantissimi in prigione, hanno chiuso, lui ha chiuso il giornale più importante dell'opposizione, chiuso, e poi Comune Europeo ha dato 6 miliardi gratis. Mm? Allora, questa è la carta che mi preferito di più, perché amici e nemici dello Stato Islamico, fondatore oggi, i soci fondatori, Arabia Saudita, non solo Abu Dhabi, Dubai, Emirati, ma anche soprattutto Qatar. Qatar e Arabia Saudita sono wahhabiti all'estremo. Hanno dato loro soldi all'inizio per sostenere questa minoranza sunniti. Hanno dato l'arme, hanno dato anche supporto nelle media, nei giornali, per opposizione contro Assad. Ma adesso le cose sono cambiate. Ogni giorno ricevono dei ricatti da Raqqa per le chieste di più soldi. Adesso loro sono sotto il ricatto dell'ISIS e ogni mese loro devono aumentare il stipendio, diciamo, mensile. E poi questi sono loro. Turchia, soci fondatore, tutore utenti dell'ISIS, Qatar, Kuwait, Turchia. Turchia è un grande alleato del Comune Europeo, Arabia Saudita è un grande alleato del Comune Europeo. Ex sponsor, oggi nemici. Statunitensi, anche loro hanno dato tante armi, tanti soldi ai ribelli, senza sapere chi sono questi ribelli. Forse sì, no, c'è un prospettivo nel Medio Oriente che dal punto di vista di Israele meglio di distruggere ogni paese a ginocchio per eliminare qualsiasi conflitto che minaccia Israele. Tantissimi arabi pensano che questo è un gran progetto, non solo americano ma anche europeo, di distruggere quasi tutti i paesi arabi, e poi dicono: guarda, Tunisia, no, iniziano con Iraq, stato distrutto, Siria distrutto, e Lebanon quasi, Egitto al ginocchio. Allora, i più grandi paesi arabi sono al ginocchio. E poi c'era un bel parola che ho sentito tantissimi anni fa. Cairo scrive, Beirut pubblica, ma Baghdad legge. Perché è più culto. Questa era la cultura del mondo arabo. E poi i più educati erano diciamo, una gran maggioranza del popolo erano gli iracheni. Adesso tutti questi paesi sono in disperazione. Altro, c'è Russia e Iran, sempre nemici dell'ISIS, combattono sul treno. C'è l'esercito iracheno che fa parte di ISIS, Hezbollah che combattono ISIS, Nusra e poi esercito siriano, e poi qui c'è due gruppi di curdi. Progetto Erdogan, nostro Erdogan. Suo gran alleanze con Arabia Saudita, in quasi 15 anni il gusto
la moda in Turchia è cambiata. Quando vediamo la moglie di Erdogan, lei è sempre velato, no? Completamente, e poi lei sta sempre tre passi indietro del suo padrone, no? E poi per Erdogan, lui ha preso i soldi di Arabia Saudita, lui sa benissimo che se lui fa questa guerra contro i sciiti che lui fa, lui riceve anche di più. E poi lui ha fatto questo accordo. Andiamo avanti. Sì. Allora, vediamo Bosnia. A Bosnia c'è un gran centro di Al-Qaeda anche qui, anche qua, finanziato dall'Arabia Saudita, con loro madrasas, con loro armi, e poi è stato fatto subito dopo la guerra. C'era dei ceceni, c'erano dei guerrieri dal Caucaso che sono venuti lì e poi sono radicati lì. E poi la Turchia, questo è un vecchio memoria della loro presenza in Europa. Il problema è che quando è stata questa esplosione di profughi fino a Germania, sapete che la gran maggioranza, 170.000 in un mese, c'erano da Siria. 150 erano da Kosovo e Albania, e un'altra, non so, 500 erano da Bosnia. Vuol dire, quando c'era questa coda, c'erano dei entusiasti proprio che hanno messo i loro piedi infiltrato la coda per finire a Germania. Non, immigrati economici. Sì, immigrati economici. E poi andiamo avanti, combattenti stranieri. La cosa più impressionante, torniamo da oggi, Belga, la Belgia, cioè più combattenti nell'ISIS in tutti i paesi del mondo, percentuali. Ci sono quasi, non so esattamente il numero oggi, ma per un percentuale della popolazione i belgi hanno dato più di qualsiasi paese. La seconda è Arabia Saudita e poi Tunisia, ma soprattutto questa è una carta fatta dell'IMES per capire quanti ci sono dai paesi europei. E poi aspetta, attacchi ISIS nel mondo, sappiamo bene c'era Parigi, ora Belgio, ma anche in Algeria, Libia, Egitto, tutta la parte di Nord Africa, anche Boko Haram, sono sostenuti dall'Arabia Saudita, Boko Haram sono pagati dall'Arabia Saudita. E poi in Afghanistan, Turchia, anche il Caucaso, qua in l'Emirato del Caucaso. E poi andiamo avanti. Corridoio di migratori. Questo è importante di capire per noi. Le barche che va da Libia, migliaia di africani che sono arrivati in Libia per via dell'economia, sono migranti economici, ma il problema di Libia è adesso un casino. C'è una parte dai Bengasi sostenuto dall'ISIS, un'altra parte sostenuta dal Qaeda, altra parte è proprio una divisione di tribù,
che sono tutti armati e poi non hanno trovato un accordo fra di loro di mettere Paesi Uniti, ma ci sono dei campi di petrolio che si vede bene. E voglio finire solo con questa domanda: perché i nostri politici non parlano di wahhabismo? Perché i nostri politici non guardano cosa dicono nelle madrasas in Europa? Perché Arabia Saudita ci ha permesso una carta bianca di dare i loro soldi a quei madrasas? Perché ci sono delle comunità musulmani che hanno un pochino di soldi, loro nominano il loro imam, possono nominare il loro imam di sostenere la comunità. E non bisogna soldi di Arabia Saudita di costruire un moschea o di fare di nominare un insegnante per i loro figli. Non bisogna. Questa è una cosa nuovissima, ma non c'è sempre questo problema, la domanda: perché un arabo, per esempio qui o in Francia, non alza la testa e dice le cose vere? Perché sanno benissimo, i nostri politici non hanno coraggio di dire la verità. Immagini cosa succede se lui parla in pubblico contro l'Arabia Saudita. In 2 minuti, cioè, la forza di sicurezza del governo o forse dal fuori che prendono lui, sua famiglia, anche in suo paese, forse egiziano, vanno subito a casa dei genitori. C'è un paura tale, perché loro vedono che anche i nostri politici non hanno trovato il coraggio, i nostri grandi imprenditori non hanno trovato il coraggio di dire la verità. E poi con questo progetto imperiale dal wahhabismo in tutto il mondo, pericolo va avanti, e poi nessuno dice nulla. Alla fine c'è un pochino di buone notizie. Questa parte qua in Indonesia è l'unico paese dove un gran partito di musulmani hanno dichiarato proprio con voce, con forza accusa contro l'ISIS e contro tutte queste penetrazioni del soldi dall'Arabia Saudita. A Indonesia ci sono quasi 180 milioni di musulmani, sono veramente tradizionali, hanno la loro cultura, basato su un filo di buddismo, anche induismo, e poi Islam. Tantissimi sono sufi, mistici, e poi ci sono due partiti, uno si chiama dalla parte di Gusdur del Java orientale, ci sono 50 milioni di seguenti, di seguaci. Okay. E poi 50 milioni. Allora, il capo di questo gruppo ha detto: guarda, tutto il wahhabismo non fa parte di noi. Non vogliamo che i nostri figli sono nella loro scuola, non vogliamo questa cultura che è veramente fuori dalla nostra. E poi hanno accusato con estreme, diciamo, rabbia questa novità. E poi qui non è facile di leggere, ma qui c'è Indonesia con i numeri di musulmani 196 milioni,
più di tutti gli altri paesi. Vuol dire, quando c'è le persone sempre in giro che dici, ma quando c'era la riforma in Islam, il famoso riformismo di Islam, quando succede? Quando succede? È successo in Indonesia, esiste in Indonesia, ma nessuno scrive di questo argomento, no? E poi c'è un'altra cultura lì. Arabia Saudita ha dato 1 miliardo al capo, il primo ministro di Malaysia. Adesso è illegale per un sciiti di pregare in moschea. Sciiti sono proibiti in Malaysia. Malaysia. Tutti i soldi è stato preso e poi sciiti erano aboliti in i luoghi più tolleranti di tutto il mondo islamico per via dei soldi. Il nuovo primo ministro Razak ha confessato, lui ha ricevuto prima dell'elezione un transfer di 1 miliardo di dollari in Malesia. Immagini quanto hanno trasferito ai tutti, anche in America, anche ai tutti i politici in America. Ma una cosa veramente è che quando si apre la urna di Pandora, sono tutti pauriti di questa realtà. Puoi spiegare questa, come la scuola madras è differente dalle scuole? Ah. Perché questo è importantissimo. Ah, cosa madrasa, imparano questi ragazzini all'elementare? Sì, poi... sì, no, è memorizzazione del Corano, solo del Corano, ma anche i wahhabiti. C'è questo concetto, siamo puri, tutti gli altri non sono puri, non sono puliti come noi, sono tutti decadenti. Dicono, accusano tutti fra loro musulmani, dicono sempre questa cosa, siamo puri, voi siete decadenti, voi siete eretici. Allora, insegnano questa mentalità. Quando c'era la strage in Parigi, c'era la domanda, ecco, hanno ammazzato anche i musulmani? Sì, ma certo, in caffè, sono caduti in caffè decadente, no? che bevono, chissà, parlano con le donne, ma fuori legge, mazze tutti. E questa è una parte degli insegnamenti che è basato sulle madrasas. È una tragedia. Ma... sì, ma non insegnano la geografia, no, la storia del mondo, no. a leggere e scrivere, solo scrivere, sì, del Corano. Piramidi, non insegnano, no, la matematica. No. Non insegnano... no. Cioè, è un lavaggio del cervello, sì, dall'età di 5 anni. Io devo lasciare il mio discorso ora, e forse se voi avete le domande. Sì. Sì, io lascerei subito il microfono aperto perché ho già avuto possibilità giovedì di vedermi con Terence e tante curiosità me ne sono tolte, quindi immaginate che qualcuno abbia le stesse, se volete andare avanti, no, non le stesse mie curiosità, delle altre curiosità, lascio volentieri la parola a chi vuole intervenire subito. Se poi non ci sono domande, magari ne faccio subito una io a Terence. Voglio dire un'altra realtà, che gli alleati più legati ora nel Medio Oriente sono degli israeliani e poi Arabia Saudita, perché loro due hanno creato un fondamentalismo dentro le due paesi. Adesso io c'ho dei amici americani che vanno in Israele e dicono, ma scusa, il capo
dello Stato, il Ministero della Religione, hanno dichiarato tutti noi riformisti ebrei in America eretici. Siamo fuori. Io non posso ricevere, anche non posso sposare, non posso anche un rabbino è dichiarato per 30 anni lui non può sposare o seppellire qualsiasi persona in Israele, perché lui, secondo il governo, non è un ebreo. Allora, questo è il fondamentalismo che è vivo anche in Arabia Saudita. Fanno questa parte. Allora, se c'è qualcuno nel nostro governo di dire la realtà in Arabia Saudita, bisogna dire: guarda, quando voi avete il coraggio di costruire una chiesa, un tempio, un sinagoga in Jeddah, voi potete dare soldi qui al moschee qui, ma prima no, bisogna chiudere questo filo, perché il messaggio da wahhabismo non è costruito per nostro mondo tollerante, ma anche per i poveri musulmani che sono accusato ogni giorno di questa piccola minoranza con i loro soldi e le loro pazzie. È un tragedia veramente che... Come mai il Belgio è la capitale del fomentamento islamico? Ok, è stato chiesto come mai Belgio è capitale del fondamentalismo nell'Europa. Islamico. Perché? Re Baduino. Baldovino in 1967, dopo la guerra, ha ospitato il re Faisal dell'Arabia Saudita, e lui ha preso questa bella idea. Lui ha pensato: guarda, il petrolio costa tanto, in futuro facciamo un accordo con l'Arabia Saudita. In Bruxelles c'era un bellissimo padiglione, più grande del Pantheon, ma è un enorme padiglione, si chiama Padiglione Orientale. E lui ha offerto al re Faisal di prendere in mano, fare una moschea. Sostienete questa moschea. E poi Faisal ha preso con questi wahhabiti a Riyadh, hanno detto: guarda, abbiamo il nostro ponte. Adesso in Bruxelles ci sono 77 moschee, ma il problema non è i moschee, il problema è che sono wahhabiti tutti, pagati dall'Arabia Saudita, con questo messaggio di ISIS, che vediamo a ISIS. Questo è il gruppo più grande nell'ISIS, dall'Arabia Saudita. Prego. Certo. Ora, credo che la descrizione del wahhabismo e di come questo poi influenzi al di fuori dell'Arabia Saudita è stata chiara. Sì. La questione, secondo me, è capire chi utilizza qui chi, no? Sì. Nella storia vediamo come anche l'intero di Israele sia stata fomentata, insomma, la creazione di Hamas contro l'OLP, e come l'avrebbe avuto, insomma, la fratellanza musulmana in Egitto sia stata utilizzata dall'Occidente. Quindi qual è il confine per capire chi utilizza chi e che cosa funziona il sistema, se non quanto non l'Arabia Saudita finanziare qui, ma quanto sia l'Occidente che utilizza i fondi. Certo. E poi la seconda domanda è se all'interno del mondo arabo, come si può dire, il fallimento e la distruzione, senza poi entrare in una discussione molto più complicata, da parte del Baath, no? Del partito, del partito diciamo la sinistra nel mondo arabo non esiste più, perché tutti erano perseguiti dai questi generali, questi regimi militari, ma anche di questi re nel Golfo. E la tragedia, tutti la sinistra arabi sono tutti a Parigi, qui in Italia, sono tutti fuori, perché l'unico modo di sopravvivere,
ormai l'unica opposizione che è uscita fuori contro un sistema corrotto con generali, militari, erano sempre questi tipo fratelli musulmani che hanno fatto anche lavoro sociale. C'era quando ero in Egitto, l'unici che hanno fatto questo lavoro per il popolo, i medici erano dei volontariati dei fratelli musulmani, per sociale, per via di questa solidarietà. E poi tutti i capi religiosi, capi dei fratelli musulmani, erano in Arabia Saudita per quasi 15 anni, 20 anni. Quando sono tornati, hanno dichiarato la loro visione completamente fuori, come abbiamo visto qui in Italia con il nuovo capo del partito della sinistra e poi tutti gli altri che hanno perseguito un'altra strada. Quando c'è un capo che non ascolta proprio la base, e c'è questo controllo completo. E la prima domanda che tu hai chiesto sull'imperialismo, certo, questa parte del mondo è ferito con migliaia di ferito proprio con l'ingiustizia dell'imperialismo, tutti questi quando si va più in su si vede anche le linee fatte a mano con un'incisione anni fa, e poi incredibilmente tutti gli arabi sanno ogni punto di riferimento della storia della giustizia, è un continuo, anche oggi pensano che l'invasione di Iraq è stato fatto di un gruppo di neoconservatori americani, prima era della sinistra, soprattutto gli ebrei, che hanno voltato alla destra di Genghis Khan quando hanno avuto tanti soldi e potere. E poi il loro programma è di distruggere tutto il Medio Oriente, secondo me. Non c'era un programma di sviluppo dopo la guerra, no, distruggere tutto. Allora, iniziato così, con l'invasione, soprattutto in Afghanistan e poi dopo in Iraq. E poi abbiamo visto questa tragedia che non finirà mai. Il problema è che di trovare un politico con coraggio di dire non sono tutti musulmani, ma c'è un piccolo gruppo che finanzia tutta questa violenza con l'arma. Da lì iniziamo di aiutare i nostri fratelli musulmani, di difendersi contro questa invasione della loro fede, della loro cultura, dei loro paesi, perché hanno speso i sauditi 200 miliardi in quasi 20 anni, 200 miliardi per questa conversione. È un progetto imperiale, non c'è. Quando si parla di imperialismo, anche loro hanno fatto questo imperialismo sotto il naso di tutti quei esperti che non parlano mai di questa arte. 700 musulmani nelle Torre Gemelle in questa bella giornata. 700, nessuno ha parlato di questa tragedia. Sì. Voleva sapere. Scusi. All'Arabia Saudita vogliono anche dare la rappresentazione dei diritti civili. Infatti. Cioè, io. No. Quando l'ho sentito ho detto no. Spero che ho sbagliato, non ho letto bene, non capisco queste cose. Soldi, solo soldi. Vabbè, guarda, se ci facciamo comprare così. Infatti, mia madre ha detto sempre quando siamo partiti. A me mi vengono brividi. No, quando siamo partiti dall'Arabia Saudita
E poi dopo tanti anni lei mi ha confessato, ha detto semplicemente: Terenzio, è una guerra contro le donne, basta. Non bisogna sapere di più, è una guerra contro le donne. Sì, loro lo fanno, ma perché sì. Noi dobbiamo anche... Per via di queste domande siamo qui per combattere, poi battere i nostri politici di dire la verità. Non è possibile che possiamo accettare anche donne qui in Italia che hanno fatto questa battaglia per tanti anni di trovare uno alle Nazioni Unite che è capo di... No? Cioè se lo danno dovrebbero chiudere le Nazioni Unite. Infatti, memori, sì. Ma non capiscono perché noi e i nostri politici non dicono proprio una parola. Questo perché è il sono guai. Comprati. Sì, sono comprati, ma non solo. Sono comprati e anche la nostra media è comprata. E io ho fatto una ricerca in America. Tutti loro sono comprati all'altissimo livello. Tutti i PR firm, sai, la società di PR, ricevono milioni e milioni ogni anno per eliminare ogni articolo, ogni soggetto, ogni cosa. E poi in questi ultimi due mesi, quando è uscito fuori questa parola wahabismo invece di salafi, anche questo, salafi, abbiamo sentito salafi, vuol dire molto tradizionale, moderno. Questo è un nome inventato di confondere le gente di più. Invece di parlare di wahabismo, c'è un altro nome, salafi. Cos'è un salafi? No, tutti i salafi sono wahabiti, tutti i wahabiti sono salafi. Ma anche preso in America, uscito fuori, anche in BBC, ho visto due o tre articoli acqua della rosa dell'Arabia Saudita. Nuova elezione. C'era una donna quasi eletta in Arabia Saudita. Ah, c'è una rivoluzione, son proprio vicino, no? Ma è una propaganda. Hanno controllato i nostri media, i nostri politici, hanno comprato tutti. Anche il nostro, non vuol dire Renzi, ma dico, il nostro Renzi è un burattino fra di loro. Lui va proprio a ginocchio davanti loro per vendere più armi. Cosa loro fanno? Un bombardamento in Yemen che è un anno fa. Adesso siamo l'un anno di Yemen, 5 anni di Siria. E poi noi vediamo di più. E poi questi poveretti in Yemen, non c'era un sostegnamento dall'Iran di nessuna parte. Invece hanno dichiarato, sono pro-iraniani. No, sono sciiti dal nord, un gran percentuale, e poi alla fine hanno detto basta. Invece Arabia Saudita con i loro missili americani, con le loro bombe americane, con aiuto di americani, anche con inglesi, danno questo Natale, lei ha sentito una cosa veramente drammatica da un membro di Parlamento inglese, lui ha confessato che digli, questa è una cosa incredibile. No, era in vacanza e era tornato con una delegazione, nell'Arabia Saudita. No, spiega all'inizio. Sì, un parlamentare inglese che è andato lì con una delegazione, i suoi colleghi, per dire al ministro della difesa, che ha 34 anni, figlio del re saudita, che è un pazzo come quello coreano, di dire: ma noi vi si vende delle armi, ma non per fare bombardamenti sullo Yemen, per cui smettete di fare questi bombardamenti. Sì, sì, si smette. E lui ha detto sì sì, abbiamo fatto un accordo. Sì. E poi dopo due giorni hanno fermato. In ogni modo è stata una coincidenza che ho sentito questo discorso. Ma a Yemen c'è una strage incredibile.
E nessuno parla, come fosse fuori i giornali, perché non ci sono giornalisti, non possono andare lì e poi la storia non esiste. È una tragedia. Ma questo silenzio dovrebbe finire, questo silenzio sull'Arabia Saudita e il wahhabismo. Non sono mia discussione è iniziato, non sono alleati. Se questi sono nostri amici, siamo fritti. Non sono alleati in nessun senso. E poi sarà in futuro qualcuno con coraggio di dire la verità. Speriamo non è uno come Salvini, uno della destra di Genghis Khan, ma anche uno della sinistra, che occupa dei diritti delle donne, opera dei diritti dei operai. Sapete bene che in Qatar c'è dei schiavi trattato proprio in un modo terrificante per fare questo nuovo Coppa Mondiale. Sono tutti indiani, nepali, dal Bangladesh, non ricevono proprio soldi. I padroni prendono il loro passaporto quando arrivano e non danno. E per 5 anni sono schiavi lì. Ho visto con mio occhio. È una cosa indecente. Nessuno dei nostri sindacati dicono nulla di questa realtà. Nessuno, perché certo ci sono dei grandi interessi, forse c'è un appalto anche lì, no? Qualche fondo. Qualche fondo, ma questo silenzio, sì. No, lì non c'è diritto umano di nessun senso. Posso dire qualcosa? Sì, per favore. Non c'è nessun altro. Sì. Mi ha già risposto in diretta. No, dicevo, a me non stupisce affatto che nessuno dei vari governi, diciamo, europei o comunque partiti che stanno al governo dicano qualcosa nella direzione del discorso che hai fatto te. Perché ora tu ci hai spiegato molto bene, e questo è anche molto utile, almeno io l'ho trovato molto utile, la costruzione, no, di questo fondamentalismo che poi è così potente dal punto di vista economico, però dico che l'ISIS fosse una costruzione in fondo utile poi per quello che abbiamo visto, cioè il pretesto per poter dire, per esempio, e l'ultima cosa che riguarda l'Italia, allora siamo pronti per andare in Libia, per esempio, perché? Perché lì dobbiamo fare un'azione contro l'ISIS, eccetera. Poi, stando proprio a questo esempio della Libia, che è quello così vicino a noi, noi sappiamo bene quali sono gli interessi, cioè qui è chiaro che c'è una spartizione in atto che non è ancora stata definita, è chiaro che la Francia e l'Inghilterra avanzano pretese, e l'Italia è la terza, perché i tre che si contendono sono Italia, Francia e Inghilterra, e non ci sono ancora i patti, non sono ancora definiti su come utilizzare le risorse del petrolio, che è quello più a buon mercato e quello migliore che si trovi nell'Africa. Quindi è una partita gigantesca. Allora, nessuno vuole rimanere fuori. No. L'attacco francese, naturalmente, ha un paio d'anni fa, no? Mi pare Gianni, ha spiazzato tutti, i francesi hanno anticipato senza avvisare niente, adesso l'Italia deve fare. Quindi noi questo lo abbiamo ben visto. Ecco, quello che mi sembra interessante, il pezzetto che si aggiunge con il tuo discorso di oggi, è semmai questo collegamento tra diciamo l'imperialismo occidentale, che è quello che poi muove tutto questo e a cui fanno comodo i vari focolai di guerra, ovviamente, no? Perché sarebbe lungo il discorso, ma fin lì ci siamo arrivati, credo. Però ecco, l'insieme, il mettersi insieme dell'imperialismo occidentale con questa forma di imperialismo di cui meno noi sappiamo e che ha foraggiato, è stata foraggiata di armi, ma ha foraggiato l'altro imperialismo. Ecco, l'unione di queste due forze è micidiale, ovviamente, perché capisci bene che questa corrente che vede armi che continuano a foraggiare le varie fazioni e dollari dall'altra parte,
insomma. Quindi, insomma, è complesso il quadro, però è molto giusto cominciare a decostruire anche un po' questa narrazione che ci viene proposta, per cui bisogna, a maggior ragione, dopo la strage di Bruxelles, figuriamoci come non sono ancora più risicati poi gli spazi, che, cioè, cosa succederà ai vari, smettiamo di chiamarli migranti, ai profughi che si ammassano, no, dico, ai vari confini, che, chissà, ancora peggiore sarà la reazione contro di loro, ancora peggiore gli spazi per i vari arabi musulmani che appunto non fanno parte di quella cultura, ma che subiscono una repressione tremenda. Cioè, insomma, quindi noi avremo le ripercussioni negative ad ogni, e sapendo che invece poi tutto questo è il frutto malato, proprio, no, appestato di politiche di decenni, insomma, di questi scambi. Ecco, è vero, nessuno ci parla in questo, ci dice, ci spiega le cose in questo modo, è vero. Per fortuna esistono però, e qui poi chiudo, ma insomma, ci sono degli esempi che ci servono molto, per esempio tutta la resistenza curda, che è quella di cui si parla di più, ma è quella di cui si parla di più perché le donne a Rojava hanno preso i fucili e hanno cominciato col loro corpo a andare lì, tra l'altro con una cosa molto interessante, cioè la difesa, la resistenza curda si basa su una, come dire, uno statuto, insomma, che vede per esempio la parità, che vede la dignità, insomma, quindi non è solo che le donne combattono, è anche che lì c'è una cultura, una civiltà da cui noi abbiamo per esempio molto da imparare. Quindi ora, curdi, in Palestina certo la situazione ormai è talmente ridotta male che lì abbiamo, però ci sono, insomma, non lo so, in Egitto, qui Gianni ci può dire di più, ma c'è un movimento sindacale che per esempio ha cercato e sta cercando, no, mi pare, di tenere perlomeno la pretesa di diritti sul lavoro. Ci sono allora forse dobbiamo guardare lì e non tanto in Europa, dove tutto... a tutti fa comodo che si continui ad andare avanti così. Allora guardiamo invece questi focolai di resistenza, di lotta per l'autodeterminazione, perché forse abbiamo da imparare molto. Ecco, naturalmente tutto questo i giornali mainstream, i media non ce lo dicono, per fortuna esiste una informazione alternativa. E a quella noi ci dobbiamo rifare, insomma, ecco, non è che ci aspettiamo che i giornali ci spieghino queste cose, però c'è modo per informarsi, c'è modo per insomma, accedere anche a delle informazioni, oltre a tutte le realtà di base che di questo si occupano. Cito l'Assemblea Cittadina contro la Guerra e la NATO, che proprio di questo a Firenze sta ragionando, vedo qui persone che ne fanno parte e che sanno bene. Quindi volendo si può uscire da questa ignoranza. Il Qatar, la famiglia Bin Laden ha comprato le cave, di Male. Poi ha comprato tutto il centro di Roma, gli Arabesetti, Piazza di Spagna, Valentino, tutte le griffe italiane, eccetera. Parigi, il Ritz, tutte queste cose prestigiosissime, come le bidonville dove costruiscono moschee. Allora, oggi una nostra amica ha detto: ma scusa, comprano tutte queste cose di prestigio, non attaccheranno Roma, perché Piazza di Spagna, Via Condotti, tutto stanno comprando dappertutto. E la risposta è: non gliene importa nulla se vengono distrutte. Cioè, loro hanno fatto delle acquisizioni di grande prestigio, come alberghi a New York, i più famosi alberghi, perché tutti sono pronti a venderli, le ville, tutti sono pronti a venderli. Speculazione. A fare, capito? Aspettano quelli del Qatar, aspettano quelli, per cui prima non vendere assolutamente niente. Non abbiamo nulla da vendere. Firenze è in mezzo ai vendite, i palazzi del demanio, eccetera. Cioè, dovremmo vigilare su quelli, magari. Capito? Tutte proprio non, perché c'hanno il petrolio che gli esce continuamente, c'hanno i soldi continuamente, per cui non sono degli investimenti che devono avere un profitto, un rimborso, sono sono le conquiste, ostentativi, anche per
quando investono, quando investono nell'arte, ma anche in cultura o anche in moda, e c'è un modo di censurare le, un altro modo di fare censura, no? Chi vuol scrivere contro qualcuno che compra i Ritz? Nessuno. Questo. Il discorso è molto delicato, è molto in equilibrio strano, di ricatti reciproche e di interessi reciproci. Vi voglio spiegare. Bisognerebbe partire da un libro di un certo Cooley, che era un giornalista americano che scrisse La guerra empia, prima che venissero giù le torri, falso editore credo in Italia. Interessantissimo è che spiega il ruolo dell'accordo tra sauditi, americani e tutta la fascia del Nord Africa tramite servizi segreti francesi e israeliani per mandare i combattenti per fare la guerra in Afghanistan, dove Osama Bin Laden era altro che il capo di Stato Maggiore ufficioso dei sauditi e degli americani. Infatti. Dopodiché, quando cambiò il vento, iniziò a fare di testa sua per conto dei sauditi, perché era strettissimamente legato alla famiglia reale dell'allora capo della difesa, poi il re, diciamo così, era un rapporto intimo, dove per intimo, tra virgolette, forse ci siamo anche capiti, non era solo un rapporto economico e politico. Questo l'ha detto perfino qualche ministro degli esteri italiano. Tutto questo però, apro delle parentesi, se il paradigma, mi dà noia quella telecamera degli occhi che mi impedisce, se il paradigma di riferimento sono le donne, quando andai in Iraq, nel 2000 le donne erano in minigonna. Assolutamente. Quando sono stato 3 volte in Siria, per quanto fossero dittature feroci, e sfido a parte Israele a trovarmi un posto che non ci sia una dittatura in tutta quella fascia, anche lì si andava, io italiano andavo in giro liberamente. In Iraq, per esempio, entrai a Baghdad nel Museo della Ricostruzione. Ci capitai da solo, non sapevo nemmeno che esistesse. Non ero seguito. Nel Museo della Ricostruzione c'erano i siti bombardati dagli americani. I siti bombardati dagli americani erano anche gli asili, le scuole medie, le università, perché il giochetto era quello di distruggere come questi signori le culture. Allora, qui bisognerebbe capire nel gioco di reciproci ricatti ed interessi chi pensa di essere più furbo, perché adesso stasera noi non abbiamo parlato di 2 attori, degli Stati Uniti di Obama e dell'Iran. Gli Stati Uniti di Obama di fatto, fermo che la politica americana è sempre quella dei 2 forni, nel senso metto sempre in contraddizione gli altri così ci vendo le armi, parentesi, 60 miliardi di dollari l'anno di armi all'Arabia Saudita, chiusa parentesi, non so quanto vende Finmeccanica, che comunque è la sesta. È la settima impresa mondiale di armamenti. Però voglio dire, in questo gioco di ricatti reciproci, forse l'Arabia Saudita può aver commesso 2 errori. Il primo è quello di aver fatto la guerra sul prezzo del petrolio agli Stati Uniti. E quindi bisogna capire se dopo Obama non ci sarà quel pazzo scatenato e succederà qualcosa di positivo. E l'Iran cosa riuscirà a riposizionare in questo clima? Quanto all'informazione, proprio perché ci sono interessi contrastanti, se voi leggete il Sole 24 Ore, che io leggo per lavoro, ci sono gli articoli di Alberto Negri, che ha scritto dell'Iran almeno da 15 anni, c'è un suo libro proprio sull'Iran sotto il precedente governo integralista, che sono assolutamente le cose che ha detto stasera lei. Quindi quello che volevo chiedergli era sostanzialmente come vede questo meccanismo di un nuovo ruolo degli Stati Uniti all'interno di questo gioco di ricatti, ulteriore errore forse. Se iniziano a continuare a bombardare le città occidentali, i nostri governi, per quanto possono avere essere corrotti, forse c'è anche qualcuno che corrotto non è. E quindi, vabbè, poi ci sarebbe tante altre cose da dire, ma me le risparmio. L'unica luce nel Medio Oriente ora è nell'Iran. E certo, c'è questa competizione fra dei
diciamo, hardliners in inglese, o molto conservatori, e poi riformisti. Adesso i riformisti fanno, hanno trovato gran successo. In Teheran, l'altra elezione due settimane fa, tutti sono eletti in Teheran moderati, soprattutto metà donne. E infatti c'è più donne nel Parlamento in Teheran, in Iran, Parlamento nazionale, di abbiamo noi in Italia, più donne. Allora, Iran, io spiego così, Iran è entrato in questo tunnel con una nuova ideologia, diciamo, islamico. Usciranno ora, dopo 30 anni. Adesso se si va in Iran si vede dei giovani che ha un piccolo medaglione invece di una croce, qualcosa. C'è Ahura Mazda. Cos'è? Ahura Mazda è il vecchio dio di Zoroastriano. Cosa vuol dire? Un nuovo convertito? No. Vuol dire loro non fa parte del governo. Un modo di protestare con il regime. Allora, adesso è molto delicato, chissà come va avanti in Iran, ma in Iran c'è un'opposizione, in Iran ci sono dei sindacati, in Iran ci sono delle donne che combattono per i diritti, e poi tutti gli iraniani che, io ho tanti amici in Iran, e tutti dicono: abbiamo visto cosa è successo in Siria, noi non vogliamo una rivoluzione tipo Siria, Iraq, Yemen, Egitto, noi abbiamo fatto una rivoluzione e poi noi vogliamo vedere bisogna cambiare lentamente con le battaglie progressiste, ma certo il problema è che chissà chi viene nel Casa Bianca fra un anno, tutti parlano di guerra contro l'Iran. Se succede una guerra contro l'Iran, siamo al bel punto di siamo al tavola rasa, zero. Perché secondo me lì in Iran, l'Iran può insegnare altri paesi nel mondo islamico come si mette proprio una società anche civile insieme. Dicono che forse se quel vecchio guida suprema morirà in futuro, forse non nomino un altro, vuol dire non bisogna una guida suprema. Allora, cosa vuol dire? C'è un presidente, primo ministro e poi va avanti. Chissà cosa succederà, ma ci sono dei pazzi scatenati in America che vogliono fare... Einstein ha detto la definizione di veramente un pazzo è qualcuno che pensa se si fa le stesse cose due o tre volte c'è un'altra... diciamo risultato, e quelli in America parlano ancora di guerra dopo hanno speso 2 trilioni di dollari con nulla in Iraq, hanno massacrato quante persone, 200.000 persone, e poi in Afghanistan, e poi ora in Yemen, non imparano nulla, non so perché. C'è un'ignoranza tale, e poi c'è Israele che piace, c'è un gran conflitto da Israele e Iran, sappiamo bene per via di tutte queste parole di Ahmadinejad, ma Bibi Netanyahu, lui aveva quasi, non so, dicono che Israele c'ha quasi 100 missili balistiche nucleari. Allora Iran non hanno niente, poi ora con questo accordo hanno messo proprio concreta nel reattore più forte nucleare in tutto il paese. C'è un mare di cemento ora. Allora
questo accordo è stato molto importante di eliminare la possibilità di una bomba atomica a loro, ma con questa sapienza dicono facciamo una guerra soprattutto. Posso dire una cosa? Cioè, sì. Secondo me non è tanto che loro spendono in armamenti, cioè loro investono in armamenti, è diverso. Sì, è lì. Forse il concetto è quello. Non sì, è, una gran cioè, parte dell'economia. Ma l'economia sì. Sì, cioè, è cioè 30% dell'economia e un 40%, non so, il budget in America. Ti rendi conto che è quasi 30% nel budget americano, 40% del budget americano è per militare. Sono 800 miliardi di dollari l'anno, e la loro politica keynesiana è nell'esercito e nell'esercito militare. Sì, infatti. Chomsky ha scritto tante volte. Ma non la fanno, adesso la fanno fare agli altri. Sì. E una tesi è quella che per tenere fuori la Cina dopo averla sdoganata, è proprio quella di ridurre tutti i paesi, e forse fa anche il gioco di altri, sì. In pezzi. Terra bruciata. Sì. Perché io sono stato anche in Libia, per dire, prima certo. Del casino. Sì. E allora lì era interessantissimo, perché le città a sud, diciamo, della fascia dove attaccava il Sahara vero e proprio, non erano duplicate, erano triplicate da imprese cinesi. Se uno poi va per dire in Etiopia, trova che tutto viene fatto sì. Dai cinesi, sono dei cinesi. In Eritrea, eccetera, sì. Eccetera, eccetera. E anche questo è un discorso interessante. Sì, 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 sì. I piedi di cinesi in Africa, certo. Il gioco è di tenerli fuori. Infatti, no, sono d'accordo. E poi continua, questo lo dice il Papa, dice l'importante è fare vendere le armi. Sì. Bilanciando che nessuno vinca, come hanno fatto Iran, sì. Tanti anni fa, il mercato per con milioni anni. Di dollari, sì. Addirittura finanziando quei soldi venduti all'Iran i contras in Nicaragua contro sì. I sandinisti. Sì, cui sì, voglio sì, dire, sì. Non è che siano sì, completamente sì, scemi. Sì. Poi il grosso degli americani ci ho lavorato, li conosco, sono scemi, ma i loro sì. Capi non sono scemi, questo ve sì. Lo garantisco. Sì. No, cioè, ora, sì, prego. Vorrei dare due dati. Uno che il capo della NATO americana, della NATO in Europa, ha dichiarato che la Russia ci crea una grande apprensione, insomma. Cioè, è un nemico perché esistenzialmente, ho usato questa parola, ci tiene in apprensione. L'altro è che l'ultimo mese un accordo con tutti gli Emirati Arabi Uniti per mettere una base NATO là, per la guerra, per continuare la guerra in Afghanistan, eccetera, insomma quello che si può immaginare. Nel frattempo l'Inghilterra ha una flotta, la Royal Navy è più piccola della flotta dell'Arabia, quindi c'è questo armamento che è in crescita e la Russia poco a poco mi sembra che sia accerchiata, quindi ci sarebbe da capire, sono guerre intere imperialiste, però si sta come un po' formando uno schieramento dove c'è l'accerchiamento della Russia e dell'Iran da parte sì. NATO, insomma, stati occidentali. L'Ucraina è stata la prima, sì. E niente, poi la Cina sullo sfondo, insomma, questi due blocchi insomma, si stanno poi ricostituendo con un livello di armamento mai raggiunto, ma nemmeno impensabile, insomma, 10 anni fa. Comunque in cui noi siamo, non è vero che non abbiamo nulla da vendere, noi siamo terra di conquista, perché ci hanno preso Telecom, il gioco è prenderci Eni attraverso la guerra che scatenarono 2 anni fa in Libia, e poi se ci pensate, Calcementi è finita ai tedeschi, la Pirelli è finita ai cinesi, noi siamo ormai terra di conquista, perché siamo non più capaci di produrre, abbiamo perso il 15-20% di capacità produttiva, non di produzione, non abbiamo più i macchinari, per cui se uno dà i soldi, anche i famosi 80 euro, compri roba cinese, non compri roba italiana. Sì. E così va, perché noi saremo un grande mercato di consumo, non saremo più produttori sì. Autonomi. Questo spiega anche le politiche del governo, perché l'importante è
attrarre investimenti, dice, sì, siamo attraenti, no, in realtà stiamo svendendo, sì, cioè, questo è l'altro, sì, problema del nostro ruolo, sì, che vogliamo fare da grandi. Io non sono d'accordo di fare il servo, sì, per cui poi di fare il servo, ah, sì, vorrei, no, conservare nessuno, la mia indipendenza, no, ma infatti, è impossibile. Prego, prego, sì, sì. Tornando alla radio, sì, abbiamo preso, sì, recentemente, negli, sì, ultimi mesi, che ha acquisito la bomba atomica, probabilmente data dal Pakistan. Da Pakistan. Ora, sì, io mi chiedo, sì, con questo progetto egemonico, sì, di istruzione del Medio, sì, verso chi dovrebbe, potrebbe essere diretta? Iran, Iran. Iran. C'è un odio di Arabia Saudita contro l'Iran che è proprio una cosa viscerale, proprio che loro sentono. Paura, odio, ma anche bisogna sapere che sotto il petrolio dell'Arabia Saudita, chi apparteneva a tutto questo suolo? Sono tutti sciiti. I sciiti fa parte del minoranza di 15% nella parte orientale dell'Arabia Saudita. Tutte le comunità sciitiche, so benissimo perché sono cresciuto lì con loro, sotto il loro suolo è tutte queste parole. Invece tutti i soldi va ai quelli wahhabiti in Riyadh, loro non ricevono una lira. Allora, c'è una cosa esistenziale, un paura esistenziale con i wahhabiti e i re dell'Arabia Saudita, che i sciiti qui, che possono fare una ribellione contro di noi, e poi Iran, là, dell'altra parte del Golfo. Cosa significa Iran? Una vecchia cultura, una vecchia civiltà. Una civiltà veramente grande, forte, con gran tradizione, con gran sapienza. E cosa sono loro? Sono proprio nel deserto, con poco educazione, culture quasi veramente basso. E poi non credo che i pakistani hanno dato un missile o la bomba atomica a Arabia Saudita, ma in Pakistan anche loro fanno parte del gioco e loro danno i loro soldati a Arabia Saudita. Il presidente di Pakistan ha dichiarato che secondo Pakistan, Arabia Saudita fa parte della loro egemonia. Se qualcuno attacca Arabia Saudita, possono ricevere un bel missile da Pakistan. Anche questo è un ricatto contro l'Iran. Ma non credo hanno una bomba nucleare ora. No. Dicono tante cose, dicono sempre. Ricordati bene quando hanno detto possiamo andare con i nostri soldati in Siria, no? O possiamo fare... Dicono qualsiasi cosa, ma... L'hanno detto insieme Erdogan e loro insieme. Ah sì, loro insieme. Erdogan è proprio... Erdogan esce sempre. Un bel comprato, ma Erdogan c'ha sua visione. Cos'è? Che lui diventa califo per tutto. E quindi Terence, io penso su Erdogan, sì, ci possiamo veramente fermare. Sì. Grazie Terence. Se no, bisogna bere anche di più. Grazie tanto. Grazie. E volevo leggere, se posso, visto che ho preso il libro, perché mi piace da leggere questa sua, non so se prefazione o introduzione qui sul regno, sì, no? Perché un po' mi viene da questo, il pensiero che mi è venuto, qui me lo ritrovo. Questo dice, il signor Terence dice, il nostro percorso alla ricerca della famiglia Ghassemi ci ha portati faccia a faccia con l'amore, al di là della politica e di ogni pregiudizio, oltre la terra e oltre il cielo, oltre la morte e la rinascita, oltre tutti gli opposti.
Ecco, no, mi volevo grazie mettere insieme perché è molto importante, ovviamente. Grazie. Diciamo che come conclusione è molto meglio di Erdogan. Sì. Grazie. Quindi ringrazio tutti e ringraziamo per grazie. Di aprile, non ci scordiamo di questo referendum per la votazione, sì, delle trivellazioni, sì, lo sappiamo.